Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video dove vi parlerò di lei, Dreamy XR V10R. Il nome è tutto un programma, ma ciò che vi interessa sapere è che è un aspirapolvere senza fili che ho provato per la prima volta come brand. Questo Dreamy non l'avevo mai sentita in vendita su Amazon ed è stata una piacevole sorpresa perché pensavo fosse molto molto più scarsa, invece mi è piaciuta. Certo, ci sono anche dei punti deboli, o meglio, qualcosa che non mi è andata proprio giù. Però in questo video ve ne parlerò per filo e per segno, come faccio sempre con ogni recensione. Allora, proviamo a fare questo unboxing insieme. Innanzitutto io partirei dal tubo principale, che è questo qui. Quindi mi fa capire già che la colorazione è grigia. Poi qua ci dovrebbe essere, vediamo, non mi conviene aprirlo di più, ci dovrebbe essere il motore principale. Eccolo qui. Mi piace il design, sì. Questo design è davvero molto carino. Lo poggio qui. Adesso da questa parte non c'è niente, qui non c'è niente. Qui niente ancora, andiamo qui, ok, prima spazzola a rullo, piccolina, ideale per tappeti, materassi e simili. Poi vediamo, qui invece abbiamo una cosa importantissima, ovvero lo stand per appendere appunto l'aspirapolvere al muro, eccolo qui. Con questi Fisher e queste viti che usciranno già dalla confezione, continuo a spostare qui dentro, vediamo cosa c'è. Vedete già degli accessori, ok. Allora, classici accessori, tubo sempre per, o meglio spazzole sempre per pulire. Abbiamo questa più sottile, questa più doppia, potete usarla anche per mobili, per la vostra auto, eccetera, eccetera. È anche regolabile, l'ho appena notato. Molto bene. Poi, infine, ci dovrebbe essere, eccola qui, la spazzola principale, infatti, sì, eccola qui, spazzola principale per spazzare a terra. Qui vedo un altro accessorio. Cos'è? 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 Un'altra spazzola. Sono due, cioè, i tubi sono diversi, quindi adesso vi andrò a spiegare quali sono le differenze. Infine, naturalmente, tutto funziona tramite l'alimentazione. Questo è il caricabatteria. Non c'è nient'altro, quindi l'unboxing, ragazzi, finisce qui. Anzi no, ragazzi, calma, 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 c'è un altro accessorio qui, un ultimissimo accessorio che vado a mostrarvi, ok, ho già capito di cosa si tratta, è il tubo flessibile, eccolo qui. Partiamo dal motore, questo qui che ho in mano perché voglio prima dirvi qualche caratteristica tecnica. Infatti si tratta di un prodotto con 140 Air Watt di potenza, capacità di 100.000 giri al minuto, 3 livelli di regolazione di potenza che adesso vi voglio anche sia mostrare sia far sentire. Livello 1, livello 2, livello 3. Perché è importante parlare di questi tre livelli? Perché innanzitutto ne va a inficiare anche la durata della batteria, che dura 60 minuti circa a livello 1, 28 minuti circa a livello intermedio, quindi livello 2, livello massimo di potenza, livello 3, circa 10 minuti. Il livello 3 è davvero potente, l'ho usato per un po' e devo essere onesto, aspira bene, però veramente la batteria se la succhia in una maniera incredibile. Forse 10 minuti non sono neanche arrivato, sui 7-8 ho dovuto interrompere. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, mi è piaciuto anche il fatto che, nonostante sia
pesante 5 kg, il peso è ben bilanciato, quindi quando la userete non vi accorgerete di questo peso che a mio avviso è un po' generoso rispetto alla concorrenza. Penso un po' alle Jimmy che ho testato e che i video sono sempre qui sul mio canale, che sono più leggere, ma non per questo significa che non è maneggevole. Infatti ho apprezzato anche il fatto che comunque le spazzole che vi sto mostrando anche come accessorio in questo momento sono pieghevoli, nel senso che girano bene ogni volta che andate a pulire gli angoli. E appunto sugli accessori devo fare una precisazione, perché mi è piaciuto il fatto che ci siano degli accessori fatti bene, naturalmente prodotti in plastica, a volte in alluminio, però all'apparenza fatti bene, molto eleganti. Accessori che vi dicevo mi sono piaciuti perché vi sono un sacco di strumenti che solitamente non si trovano in altre confezioni da spremevole senza filo, e adesso ve li mostro. Vorrei ricapitolare velocemente quello che troveremo nella confezione di vendita, che partirei da questa, che è una spazzola per antiacari. Questo è il supporto da parete per fissare la vostra aspirapolvere a muro. Abbiamo poi due spazzole morbide a rullo e una per tappeti. Questo è il motore principale, questo invece è il caricabatterie. Tubo flessibile, qui abbiamo invece ben due ugelli per fessure 2 in 1, uno più stretto, uno più largo, e il tubo principale. Per quanto riguarda il funzionamento, beh, banalmente è come sempre un prodotto ad incastro, ovvero ogni accessorio va incastrato più o meno in questo modo, ecco qui. Poi per tirarlo fuori basta premere il pulsante e sfilare. Mi è piaciuto il fatto che aderiscono bene, quindi non c'è, diciamo, un movimento o gioco tra le parti, quindi sotto questo aspetto promossi gli accessori. La cosa che proprio non mi è piaciuta però, ragazzi, è che la batteria non è rimovibile. Questo è un pezzo unico, quindi se dovesse rompersi, dovesse succedere qualcosa, dovete cambiare tutto. Potete fissarla anche alla parete, ma potete anche appunto caricarla semplicemente staccando la parte superiore e qui dietro caricarla con una presa a muro, come ho fatto io, come vi sto mostrando. E poi punta fuori invece per quanto riguarda come si svuota il cestino: con un tap si fa tutto. Invece per svitare il filtro dovrete prima svuotare il cestino e con la mano qui infilare la mano dentro e girare appunto il filtro per svitarlo. Bene quindi gli accessori, bene le spazzole. Mi piace il fatto che con potenza minima è anche poco rumorosa, potenza minima che sembra quasi non aspirare, ma in realtà aspira, anche se onestamente la modalità che preferisco è sempre il livello 2, ovvero quello intermedio. Ho fatto delle prove su dei tappeti, ho fatto delle prove sulla mia poltrona, ho usato tutti gli accessori, aspira bene, quindi il suo lavoro lo fa bene. E poi bisogna anche considerare il fatto che comunque parliamo di un prodotto che costa 250 euro su Amazon, però sono riuscito ad ottenere un codice sconto per voi di 20 euro e approfittando anche di un'offerta momentanea che Amazon mette a disposizione di 229 euro, potete risparmiare altri 20 euro con questo coupon che trovate qui sotto in descrizione nel video. In conclusione quindi devo dirvi che è stata una piacevole sorpresa, perché il prodotto mi piace, esteticamente fa anche la sua figura, però purtroppo la cosa che non mi piace, lo ripeto sempre, è il fatto che la batteria non si possa staccare. Questo è incredibile. Poi lo so, anche le Dyson sono così, però io amo i prodotti che possono avere un gancio, perché per essere utilizzato bisogna tenere premuto il tasto qui di accensione e quando lo rilasciate si rilascia appunto anche l'alimentazione. Io sulle Jimmy ho apprezzato il fatto che vi è invece la possibilità di premere una volta, si accende l'aspirapolvere, non dovete stare sempre lì a tenere premuto il tasto e poi quando non avete più bisogno ripremete e si spegne l'aspirapolvere. Sì, sono dettagli, sono minuzie, però se devo parlare di comodità e di praticità, io apprezzo l'aspirapolvere che hanno questo sistema di alimentazione. Se avete qualche domanda, come sempre, vi basta lasciare un commento. Nel frattempo io continuo a svitare e smontare tutto per mostrarvi qualche parte mentre parlo. E niente, se avete qualche dubbio, vi ripeto, avete qualcosa da chiedermi, commento qui sotto, io vi risponderò come sempre. Noi ci vediamo al prossimo filmato.